Io sono Walter Baldinazzo Alice, sono un'archeologa e illustratrice di Vicenza. Questo evento mi è piaciuto molto perché ho avuto l'opportunità intanto di mettere un focus sulla tematica dell'ambiente in una chiave positiva a cui difficilmente riesco a pensare più delle volte. Ed è stato bello anche lavorare con altri illustratori e quindi c'è stato un bellissimo scambio di idee, opinioni e quindi per me è stata un'esperienza molto arricchente. Il mio rapporto con il cambiamento climatico il più delle volte è negativo, nel senso che sono molto preoccupata per quello che sta capitando nel mondo e molte volte il mio stato emotivo è pessimistico. Con queste opere ho cercato io per prima di avere una visione positiva rispetto al cambiamento climatico e quello che possiamo fare nel nostro piccolo. Ecco che sono tre illustrazioni che mostrano delle azioni nel nostro piccolo che possiamo fare, perché il più delle volte cercare di avere una mentalità green sembra qualcosa di difficile, complicato. Ecco che nelle figure, dalla testa di questi personaggi, nascono delle piante che vogliono rappresentare la mentalità che dovrebbe crescere e fiorire in ognuno di noi, quindi questa mentalità positiva, green, ogni azione che noi facciamo, anche la più piccola, può fare un piccolo cambiamento. Questo cambiamento è già presente in noi perché i colori che ho utilizzato sono già dei colori che noi conosciamo, perché sono i colori che noi attribuiamo alla raccolta differenziata. Quindi anche ogni colore per queste illustrazioni ha un carattere simbolico. Per me la parola per il futuro è tempo. Tempo perché molte volte ci diciamo che non abbiamo tempo o non c'è più tempo per compiere delle azioni, ma in realtà se noi ci fermiamo, ci ritagliamo del tempo, anche piccolo, nel nostro quotidiano, questo cambiamento può esserci.